Prata in extremis insieme a Giorgia Zannoni. Salto flottante, ricezione addirittura in palleggio per Isabel Oak, che poi viene chiamata anche ad attaccare. Altezze siderali come di consueto per la regina del nord, 2-1 con gli altri. Vediamo se anche questo creerà difficoltà nella ricezione di Busto. La tiene alta Lovett Omorui. Stigrot da posto 1 non mette palla per terra. Poi primo tempo di Marina Lubian. I punti da recuperare per gli Work Boost Arsizio. Ci prova col servizio molto teso, salto flottante, non riesce però a chiudere la capitana. Difesa di Carly Lloyd, secondo tocco di Zaccheu, palla complicata per Stigrot, deve coprire col bagger degradi, poi Stigrot extra rotazione in parallela ma non chiude perché c'è sempre Moki De Gennaro, può andare soltanto di là col palleggio. Catherine Plummer, ricostruzione di Busto Arsizio, degradi, tira ancora forte, ci arriva ancora una volta Moki De Gennaro, palla complicata per Plummer, lei non attacca, bagger d'appoggio di degradi, primo tempo di Zaccheu, ancora una volta Moki De Gennaro, ma che cosa stiamo vedendo? E poi murone della coppia Stigrot Zaccheu, primo set da oltre la linea dei 9 metri. Salto flottante come di consueto, Zannoni palla in mano, spintissima però per Lloyd, coperta sostanzialmente dal muro, la soluzione veloce al centro di Zaccheu, con Conegliano può allora rigiocare, Kelsey Robinson Cook, passa con la solita grande manualità, 23esimo punto, Conegliano a meno 2 dalla vittoria del primo set. Ritorno di stagione regolare, un qualcosa di impressionante, con turni in battuta che hanno fatto saltare totalmente la ricezione anche di una fenomenale Fersino. Ricezione di Kelsey Robinson Cook perfetta, lei stessa ad attaccare, viene però murata, ricostruzione allora per Conegliano, Walsh va da Bella Hawk che viene murata, ci arriva la copertura di Walsh, secondo tocco di Moki De Gennaro, Kelsey Robinson Cook sulle mani alte del muro, fate 25-18. Walsh al servizio come sempre, lucidissima la sua regia, degradi, tiene bene in ricezione sui 3 metri Lloyd per la fast di Zaccheu che non si chiude, si deve andare di là per evitare il quarto tocco e riesce a farlo Kelsey Robinson Cook, degradi, si prende il murone tonante da parte di Sarafar e Bella Hawk, vediamo chi delle due, a meno 4 dal 2-0 potenziale. La Prosecco Doc di coach Daniele Santarelli con una centrale in battuta è ovviamente Marina Lubian, tira molto forte, degradi, si prende tanto Taraflex di competenza, primo tempo di Zaccheu non chiuso, può ricostruire allora Carraro per Gennari, viene contenuta dalla correlazione muro-difesa, meraviglia nell'apertura di Carly Lloyd, non chiude però Busto Arsizio, Samedi da posto 2, ci arriva Zannoni, rally che sta diventando lungo e anche molto bello, a tutto campo e sostanzialmente sulle linee di fondo la difesa di Kelsey Robinson Cook che poi va dall'altra parte con questo bagherone, appoggio di Zannoni, stringe tanto la diagonale con questa palla velocissima, degradi ma non chiude, palla complicata per Gennari, money out, si chiude con un colpo di classe eterna. Dopo aver vinto 25-18 la prima frazione di gioco, Lubian tira forte, Zannoni sentenza in ricezione, primo tempo non ben combinato ma chiuso comunque da Caterina Zaccheu con Carly Lloyd, l'allenatore delle Pantere. Vediamo però sulla ricostruzione chi potrà giocare palla, c'è ovviamente Moki De Gennaro e quindi sarà lei a incaricarsi di prendere il secondo tocco, palla complicata infatti non chiusa da Valeria Battista, secondo tocco proprio di Moki De Gennaro, altra palla complicata per Cook che non chiude, Battista palla a filo rete, si prende il murone di Bella Hawk, avanti 9-7 le farfalle, ricezione addirittura in palleggio di Plummer, grande l'apertura di Walsh per Bella Hawk, ci arriva un po' impiccata l'opposta svedese e allora giocarsela con Conegliano che non può contare sulla sua opposta titolare quale Rosa Maria, sono davvero troppo pochi qui, grande muro ma grande anche la copertura di Wawosh, allora si gioca, che cosa ha fatto la palleggiatrice polacca, primo tempo messo per terra da Caterina Zaccheu, da Rossella Olivotto, perdonatemi, ma speriamo di rivedere per la Prosecco d'occhi Moco Volley Conegliano. Lena Stigrot già un ace nella sua partita, riceve stavolta in palleggio Plummer che poi anche è chiamata ad attaccare, pallonetto ma ci arriva la stessa Stigrot, secondo tocco in bagger di Lloyd, di gradi, difesa a fondo campo di Kelsey Robinson Cook, palla complicata per Plummer che prova a sistemarla, magata però di Moki De Gennaro che adesso alza per Bella Hawk, diagonale in campo, altra meraviglia, altra perla nella partita della giocatrice senza senso logico. Finale playoff scudetto tra Prosecco Doc, Moco Volley Conegliano, i Work Boost Arsizio, qui Omorui riceve in palleggio e altra fast di Lualdi, stavolta difesa da Wawosh. Hawk stringe tanto la diagonale, viene murata però e contenuta, primo tempo di Sarafar, ben giocato. Catherine Plummer ancora con l'assalto flottante, non arriva l'ace nonostante il net metta fuori causa per un attimo Lovett Omorui, contenuta la fast di Lualdi, Omorui chiamata ad attaccare, spinge a due mani, poi si autocopre dopo il tocco del muro avversario, pipe di degradi, murata ancora una volta, c'è Lualdi con la copertura in bagger, c'è anche Lloyd per l'apertura di Omorui, si va da Hawk e Bella Hawk con l'invasione del muro avversario, si chiude allora con un altro errore degli Work Boost Arsizio e soprattutto si chiude sul 25-18, 25-15, 25-19.